Luca Rossettini, sono amministratore delegato e cofondatore di una società che si chiama The Orbit. In The Orbit noi facciamo dei motori intelligenti da installare sui satelliti per rimuoverli a fine vita. Quindi andiamo a rivolgerci a quel problema di cui forse avete sentito parlare, che riguarda i detriti spaziali. E sono un problema che ha un impatto economico per chi opera nello spazio estremamente alto, ma ha anche un impatto sociale piuttosto importante, perché noi oggi usiamo il 70% della tecnologia che utilizziamo effettivamente viene direttamente o indirettamente dall'utilizzo di satelliti o di tecnologia spazio. Quindi noi siamo nati nel 2011, dopo quindi il Fulbright Best, siamo quattro fondatori, di cui un altro fondatore qui è Renato Panesi, che è lì con me, che ho conosciuto in Silicon Valley. Nel 2011 abbiamo fatto il progetto di questo dispositivo, nel 2012 abbiamo testato il motore a terra per la prima volta, quindi abbiamo dimostrato che la tecnologia funziona. Nel 2012 ci siamo anche stabiliti, abbiamo aperto una succursale, un'azienda in California, anche se per il momento non ci facciamo una lira, ma intanto insomma, comunque c'è. Però fa fico, esatto. Però come si diceva prima, no? alla fine quello che conta è quello che ti ritorna in tasca, però insomma, comunque adesso penseremo anche a sviluppare quel lato. Quindi nel 2012 abbiamo detto prova del dimostratore, nel 2013 qualifica secondo quelle che sono tutti gli standard spazio, e una settimana fa abbiamo lanciato in orbita il cervello del nostro dispositivo, che adesso sta girando sopra le nostre teste, e tra qualche settimana cominceremo a fare i test di tutto il sistema di accensione del motore e del sistema dell'elettronica di comando e controllo. Com'è? Sì, esatto, la fuga del cervello verso l'orbita. Perché c'entro con quello che diceva Luca prima? Perché di fatto la mia motivazione personale nel fare questa azienda, oltre a guadagnare abbastanza soldi da permettermi di andare nello spazio pagando un biglietto, è sicuramente quella di avere un impatto positivo sul nostro pianeta. Il problema dei detriti è un problema a cui probabilmente nessuno stiamo pensando, ma lo spazio sta diventando un altro ambiente in cui gli esseri umani si stanno spostando, quindi faremo business, ci divertiremo, viaggeremo, faremo delle vacanze e via dicendo. E se non cominciamo a considerarlo come consideriamo aria, acqua e terra all'interno del nostro pianeta, presto, molto presto, ci troveremo a pagarne le conseguenze. Il punto finale, questa è la nostra astronave, tutto quello che abbiamo, è un sistema chiuso per materia, quindi tutta la materia che noi abbiamo qui dentro e tutta quella che noi abbiamo a disposizione per fare le nostre attività, e aperto per energia. Di energia invece ce n'è un sacco, magari non sappiamo oggi con la tecnologia attuale come prenderla tutta, ma di energia ce n'è, perché può venire dall'esterno. Quindi tutte le nostre attività che progettiamo sulla Terra e non sulla Terra dovrebbero seguire un po' questo principio. Cerchiamo di fare in modo che l'impatto che ha sull'ambiente che ci permette di vivere sia tale da non inficiare le funzionalità dell'ambiente stesso. Okay? Quindi questo significa che la nostra biosfera, che noi oggi consideriamo semplicemente come contorno di questa sfera blu, in realtà includa tutte le attività umane. E noi stiamo esplorando, siamo degli esploratori noi esseri umani, ci stiamo espandendo. Lo spazio è un altro ambiente, la biosfera ormai include anche una parte dello spazio che conosciamo, sicuramente fino alla Luna. Domani, in futuro, si espanderà ancora di più il concetto di biosfera. Quindi tutto quello che noi facciamo non deve essere fatto per salvare gli alberi. Okay? Quel concetto di ecosostenibilità non è salviamo la natura, ma è salviamo la società umana. Per farlo dobbiamo avere rispetto delle risorse naturali, utilizzarle in modo intelligente, indipendentemente che siamo su questo pianeta o che siamo nello spazio. Un giorno, tra 100 anni, tra 200 anni ci troveremo su altri pianeti, e possiamo scegliere se farlo come cavallette e quindi prendere, usare tutte le risorse che abbiamo su questo pianeta, trasferirci su un altro, usarle tutte e andarsene. Ci sono diversi film di fantascienza che parlano di alieni cattivi che fanno questo. Oppure possiamo scegliere di farlo in modo intelligente, quindi di espanderci in modo intelligente, di sfruttare appieno le risorse che abbiamo a disposizione, rispettando le risorse stesse per viverci a lungo termine. Ecco, The Orbit, quello che io faccio, va in questa direzione. Cerchiamo di rendere lo spazio fruibile a tutti, in modo pulito ed intelligente, limitando che la concentrazione di oggetti attorno alla Terra non aumenti in modo eccessivo rispetto alla capacità del sistema stesso di autorigenerarsi. Grazie per l'aiuto. Allora, io mi chiamo Renato Panesi, ho partecipato alla terza edizione del programma Fulbright Best, anno 2009, e una volta rientrato insieme a Luca Rossettini,
mio collega e amico che ho conosciuto in America grazie al programma Fulbright. Abbiamo fondato una startup che si chiama The Orbit, che opera in campo aerospaziale e si occupa di progettare e produrre dispositivi propulsivi per il rientro a terra di satelliti non più operativi, satelliti artificiali che a fine della propria vita operativa spengono tutti i sistemi di bordo e diventano di fatto rottami spaziali che orbitano incontrollati attorno alla Terra. Noi vogliamo equipaggiare i satelliti che verranno messi in orbita da ora in poi con il nostro dispositivo per garantire un rientro sicuro e quindi non affollare ulteriormente le orbite operative con ulteriori detriti spaziali. Se siamo riusciti a realizzare questa iniziativa, che oggi sta riscuotendo parecchio successo, posso permettermi di dire così, lo devo sostanzialmente al programma Fulbright, il quale programma Fulbright mi ha dato prima la forma mentis giusta per fare startup, grazie al soggiorno che ho vissuto negli Stati Uniti, all'esperienza formativa alla Santa Clara University, al clima che respiravo in Silicon Valley, agli eventi di networking, alle persone che ho conosciuto, alla mentalità che mi stavo costruendo. E poi una volta rientrato, devo il mio successo anche all'aiuto della comunità di mentoring, la comunità Fulbright Best italiana, che ci ha aiutato a mettere in piedi un business plan solido, ci ha aiutato a trovare fonti di finanziamento adeguate, ci ha aiutato a darci visibilità anche con i media, ci sta tuttora aiutando a crescere. Chiaramente questo percorso è fatto anche di eventi, occasioni di ritrovo come questo, in cui ci troviamo fra alumni delle varie edizioni del programma, ci sono persone dello Steering Committee che partecipano, ci sono persone che non hanno mai avuto a che fare col programma ma che comunque ruotano nell'ecosistema delle startup e dell'innovazione, ci sono persone che vengono per curiosità e vogliono fare application per il programma. Penso che ci sia un'occasione di scambio di idee e di informazioni per tutti, con benefici che vanno in tutte e due le direzioni. Credo di poter dire a nome della stragrande maggioranza di tutti che è un programma che ci ha cambiato la vita. Molti come me sono andati a cercarselo perché magari erano insoddisfatti di quello che facevano prima o semplicemente stufi, volevano cambiare. Senza questo programma non so se adesso sarei un imprenditore che ha realizzato un'idea un po' folle, un po' strampalata del genere. Quindi io consiglio a tutti di partecipare. È un'esperienza unica da un punto di vista umano, sociale, consente di entrare in contatto con un'altra cultura, visitare veramente un altro paese, ci insegna un'altra modalità di lavorare, di fare business, che non è molto diffusa nella nostra cultura universitaria. Secondo me è un'esperienza da non perdere. Quindi consiglio di fare application senza porsi troppi problemi, ma il mio inglese non è adeguato, ma la mia idea non è abbastanza buona, ma adesso non è il momento giusto, è meglio provare l'anno prossimo perché devo fare questo o quell'altro. No, mi lasciate persa. L'anno prossimo non si sa se ci sarà di nuovo copertura di borse per un'altra edizione del programma, quindi buttarsi. Molte volte non è l'idea in sé che conta tantissimo, ma è il come realizzarla, il team che si mette all'opera che conta, quindi provarci. Questo è il mio consiglio.